mnews.it Channel. L'informazione ha una sua prospettiva. Allora, l'onorevole Ignazio Messina, il candidato a sindaco per il comune di Melito di Porto Salvo, Totò Minniti, e l'assessore regionale, l'onorevole Peppe Giordano. Consigliere Peppe Giordano. Ecco. Ecco, a proposito di partito, onorevole, a Melito l'Italia dei Valori si presenta con il proprio simbolo, mentre le altre due liste sono due liste civiche che raccolgono, diciamo, esponenti sia di destra che di sinistra, o simpatizzanti, chiamiamoli così. Melito necessita della presenza di un partito così come l'Italia? Io credo che Melito per la prima volta abbia l'occasione di avere una lista che ha idee chiare e che spiega da che parte vuole stare, non le liste civiche piene di tutto e del contrario di tutto, dove destra e sinistra si mettono a braccetto per fare affari. L'Italia dei Valori ha pensato di dare un'alternativa vera a Melito, dicendo: c'è una lista, c'è un partito credibile che fa della legalità, che fa della questione morale, che fa della crescita e dello sviluppo sano del territorio i propri cavalli di battaglia. Riteniamo che Melito debba poter avere un'occasione del genere e poter scegliere. Noi diciamo agli abitanti di Melito: avete questa volta l'opportunità e non ci sono più alibi. Da una parte il solito inciucio, le solite liste, i soliti affari; dall'altra parte chiarezza, limpidezza, rispetto della legge e con un obiettivo: rispettando la legge cresce l'economia, i nostri giovani trovano lavoro senza bisogno di raccomandazioni. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo portare avanti e riteniamo che col nostro candidato al sindaco, con la nostra lista, questi obiettivi siano facilmente raggiungibili. Ecco, onorevole, negli ultimi tempi, immediatamente dopo la presentazione delle liste, alcuni candidati della lista d'Italia dei Valori hanno, diciamo, per così dire, ricevuto delle pressioni. In una conferenza stampa il candidato a sindaco ha denunciato questo, però abbiamo notato che la stampa locale, la stampa regionale, in un caso addirittura non ha riportato la notizia, in un altro caso l'ha ignorata completamente. Ecco, questo che sintomo può essere? Da un lato una gravità inaudita: pensare che in un comune come Melito non si possa essere liberi di candidarsi dove si vuole è un fatto di straordinaria gravità e dimostra un condizionamento potente di chi in città vuole fare affari. Dall'altra parte io trovo anche una grande prova di forza, perché alla fine, se vengono a disturbarti, se vengono a consigliarti di ritirarti, probabilmente ti temono. Io sono convinto, certamente ti temono, comprendono che la proposta alternativa è vera, per la prima volta può trovare il consenso dei cittadini puliti e per bene, che sicuramente a Melito sono la maggioranza. Ecco, consigliere Giuseppe Giordano, questa lista è stata battezzata, tra virgolette, perché poi è un termine che può essere equivocato, come la lista della primavera melitese, salutata, ecco, diciamo meglio salutata, come la lista della primavera melitese. In effetti, ricordiamolo, ci sono 8 donne, 8 maschi, ma per lo più ragazzi anche a una certa età, ma comunque laureati, comunque diplomati e comunque impegnati nel sociale. Questo che segnale è? Questo è il vero segnale del rinnovamento, il vero segnale del cambiamento che Italia dei Valori a Melito, dal circolo di Melito, con la dirigenza melitese, con tutto il candidato sindaco, con tutti schierati, ha voluto offrire a Melito. Oggi non si costruisce solo una lista e quindi
un programma per le elezioni comunali. Sì, stiamo facendo un programma e un progetto politico per le elezioni del 6 e 7 maggio, ma ritengo che abbiamo piantato un seme, anche un albero per il futuro, per Melito, per dare a Melito una prospettiva, per offrire a Melito una nuova classe dirigente fatta di giovani che vogliono scommettere sul presente e sul futuro. Giovani, come lei diceva, che sono giovani che hanno laureati, che hanno anche una prospettiva, potevano andare pure a vivere fuori, a scommettere fuori sulle loro competenze e le loro preparazioni. Invece hanno voluto investire su questo territorio perché credono che sia da qui che si debba ripartire e hanno voluto fare questa scommessa. Noi insieme a loro, noi crediamo di aver regalato a Melito veramente la vera primavera, una prospettiva per il presente e per il futuro. La presenza dell'onorevole Ignazio Messina, quindi un riferimento nazionale qui a Melito, cosa sta a significare? Significato forte. Io ringrazio Ignazio Messina. Ignazio Messina è stato per un anno e mezzo commissario in Calabria, con lui abbiamo costruito questo partito, abbiamo costruito quello che oggi è la realtà in Calabria. Ignazio Messina è il responsabile nazionale dell'organizzazione degli enti locali e degli eletti, è componente della Commissione parlamentare antimafia, torna in Calabria perché crede nella Calabria, un uomo del sud, è stato un sindaco soprattutto, sindaco di Sciacca, soli 29 anni, quindi sa che significa, cosa significa amministrare, l'ha fatto prima degli altri e quindi sa che dai comuni si parte e oggi è qui per questo, per dare forza a questa lista, a questo progetto in cui anche lui insieme a noi crede e questo è un segnale di cui noi gli siamo grati e siamo sicuri che da Melito parte non solo la svolta per Melito, per l'area grecanica, ma per tutta la Calabria intera. Ecco, un'ultima domanda all'onorevole Ignazio Messina, non possiamo esimerci dal farla. Il sindaco di Monasterace, la dottoressa Lanzetta, è stata intimidita più volte. La sua reazione è stata quella di abbandonare, ha lanciato un messaggio forte, diciamo tutta la politica e tutta la società civile si è stretta intorno alla dottoressa Lanzetta. Stasera, fra poco, ci sarà anche il ministro Fornero in prefettura, domani ci sarà un incontro alla regione. Ecco, qual è il suo pensiero riguardo questa vicenda? Sicuramente la dice lunga sulle difficoltà che i sindaci, in particolare i sindaci nel meridione, in Calabria e in Sicilia, debbono affrontare quotidianamente. Accanto al gesto plateale sicuramente delle dimissioni c'è stato anche un grande gesto di coraggio che è il sindaco di Monasterace, che è quella di ritirare le dimissioni vista la grande solidarietà. Ecco, un sindaco ha bisogno di sostegno, di affetto, di sentire vicino quelli che sono i cittadini che devono sostenerla. Quindi io faccio un grande in bocca al lupo al sindaco di Monasterace, ritengo che debba andare avanti per quello che ci riguarda. Noi dell'Italia dei Valori saremo lì a verificare da un lato che la mafia, le criminalità, l'andrangheta rimangano fuori dalle istituzioni, ma che dall'altra parte le istituzioni debbano dare ai cittadini le risposte chiare, perché la mafia la vinci nel momento in cui con l'amministrazione dai le risposte ai cittadini, perché se no i cittadini, se non vedono risposte, alla fine, ahimè, subiscono, non dico il fascino perché una parola positiva è per la mafia non può esistere, per l'andrangheta, ma subiscono certamente le pressioni e i condizionamenti della criminalità organizzata. Ultimissima domanda, la Lega vittima di un complotto oppure cattiva politica o addirittura cattiva gestione del denaro pubblico, in questo caso del finanziamento pubblico ai partiti? Io credo che da quello che emerge, sarà la magistratura ad accertare, mi sembra che ci sia stata nella Lega come nella Margherita un utilizzo dei fondi in maniera distorta per finalità personali che nulla hanno a che vedere con la politica. È per questo motivo che l'Italia dei Valori ha fatto due proposte. Da un lato abbiamo depositato in Cassazione un quesito referendario due settimane fa per l'abolizione del finanziamento ai partiti, dall'altro, do una notizia in anteprima, dal 21 di aprile partiremo per le strade, tra la gente, per la raccolta di firme, per un disegno di legge di iniziativa popolare, perché vogliamo che parte dai cittadini una risposta forte, una proposta forte per dire no ai finanziamenti. Vedete, non ha senso che i partiti in un momento di crisi, di difficoltà economica come quella in cui si trova l'Italia in questo momento, navighino nell'oro e dall'altra parte utilizzino pure male i loro soldi. Tra l'altro noi di Italia dei Valori abbiamo chiesto proprio ieri in commissione, perché ero in commissione finanze quando è stata presentata una proposta del governo, meglio dei partiti che sostengono il governo, che non aveva niente di utile e di nuovo,
perché pubblicare i bilanci su internet, vabbè, i bilanci sono tutti buoni, è quello che ci sta dietro che non puoi vedere, dall'altra parte sottoporlo a una commissione composta dal Presidente della Corte dei Conti, Presidente di Cassazione, dal primo Presidente del Consiglio di Stato, credo abbiano cose più importanti da fare queste autorità che non occuparsi dei bilanci dei partiti. Di contro, questa proposta, cosa che voleva l'Italia dei Valori, non dice niente sulla rinuncia alla prossima tranche. Noi siamo disponibili a discutere sulla trasparenza, ma vogliamo che i soldi diminuiscano, e per questo motivo abbiamo detto intanto cominciamo a rinunziare all'ultima tranche di 100 milioni di euro che dovranno essere erogati entro giugno e che invece riteniamo debbano rimanere anche al Ministero del Lavoro per favorire i più deboli, i lavoratori in difficoltà, quelli che hanno perso il posto di lavoro. Infine, cosa diciamo al candidato sindaco Totò Minniti? Diciamo che deve guardare l'interesse della città, mettere da parte l'interesse personale, fare in modo che l'obiettivo principale sia il bene comune. Io credo che con questa logica può cambiare le cose. Se in caso contrario evidentemente diventa inutile. Noi rivendichiamo col sindaco dell'Italia dei Valori la diversità dell'Italia dei Valori nelle istituzioni. L'Italia dei Valori va a governare merito per essere diversa da quelle che hanno governato fino ad oggi. Un'amministrazione diversa, nuova, un'amministrazione efficace che pensi ai bisogni veri della gente, non alle raccomandazioni per questo o quell'amico, per tutta la popolazione. E poi alla fine un grande in bocca al lupo e un augurio di trovarci nuovamente qui per festeggiare la sua elezione, a questo punto non col palazzo dietro, ma dentro il palazzo del municipio. Un saluto da parte mia e di tutto il Circo Italia dei Valori. L'onorevole Ignazio Messina è il deputato regionale responsabile degli enti locali del nostro partito. Un saluto e il ringraziamento va al dottore Tromma, commissario regionale, all'onorevole Giordano, consigliere regionale nonché commissario del partito, sia per la presenza stasera ma anche per le continue presenze che hanno fatto sul territorio affrontando in questi due anni dei problemi molto seri, quale la sanità, l'ospedale, la centrale a carbone e altri problemi ancora. Un saluto va all'amico Marrapodi, anche lui presente questa sera, commissario provinciale, segretario provinciale del partito. Un grazie ancora al nostro candidato a sindaco, dottor Minniti, che è espressione unanime del nostro circolo. E infine, ma solo per motivi cronologici, un ringraziamento devo farlo a tutti questi candidati che questa sera sono qui presenti e che in questa tornata elettorale del 5-6 maggio lotteranno insieme al nostro candidato per portare avanti quei principi e quei valori che noi in questo momento abbiamo posto. Potrei finire qui, però mi corre l'obbligo di chiarire alcuni passaggi che ci hanno portato a uscire in questa competizione elettorale col nostro simbolo. È un fatto inusuale e vorrei, come segretario cittadino, di farlo per evitare nel proseguo della campagna elettorale polemiche ed accuse ingiustificate nei riguardi sia dell'Italia dei Valori sia ancora di più nei riguardi dei candidati. Quello che è successo in questi mesi è a conoscenza di tutti, perché tramite i comunicati stampa che noi abbiamo fatto la popolazione è venuta a conoscenza di tutti quei passaggi che ci hanno portato a uscire col nostro simbolo. Quindi dall'inizio noi abbiamo espresso l'intenzione di creare un fronte unitario che si contrapponesse all'amministrazione uscente, che
trova nella lista del candidato dottor Costantini il proprio referente. E in questa prospettiva abbiamo avviato e istituito le tavole dei partiti del centro-sinistra, che a fronte di un programma di discontinuità e rinnovamento si è man mano scompaginato. Il primo ad abbandonare il tavolo è stato il PD, che si defilava proponendo sempre il dottore Costantino al sindaco, frutto di quella continuità che in questi anni ha portato questo paese ad un collasso, secondo me, politico e istituzionale. Ma di fronte a queste cose non ci siamo scoraggiati. Abbiamo continuato, a tenere avanti anche contatti con movimenti civici, quale Merito Futura, che dopo aver condiviso i vari passaggi che noi abbiamo fatto e la creazione di una cabina di regia, preferiva approdare ad altri lidi, quali quelli del centrodestra. Ecco perché questi motivi, e non di poco conto, ci hanno spinti a portare avanti una squadra, di mettere avanti una squadra di giovani e uscire con la lista del partito. Abbiamo una lista di giovani laureati, diplomati, che con spirito di sacrificio si sono affacciati alla politica locale senza nulla a chiedere, ma dare un apporto concreto per lo sviluppo del territorio, che non sia frutto di illegalità, favoritismo, promesse facili, ma tutt'altro, basata su sani principi democratici. Per questo il nostro pensiero di porre la politica al centro, non come da qualche parte letto di supremazia sul cittadino, ma per essere insieme al cittadino, più volte esaltato e poi abbandonato a se stesso senza una direttiva. Direttiva che non poteva essere data da schiarimenti trasversali o bicolori, ma che solo uno schieramento riconoscibile può dare. A tutti è balzato, non funziona. Sì, funziona, vicino. Okay. A tutti è balzata agli occhi la presenza di una forza giovanile, ancora di più la massiccia presenza di donne, fino ad ora lontane dalla politica locale, basata su una classe politica maschilista. Oggi la presenza di queste donne è la testimonianza della necessità di uscire e dare un forte contributo allo sviluppo del nostro paese. Sento la necessità di dire, e ne sono convinto, che questi giovani che oggi scendono in campo rappresentano la nuova classe dirigente di questo paese, fatto di idee e programmi, di cui il nostro candidato a sindaco nel suo intervento successivo illustrerà più dettagliatamente. E oggi, come non mai, votare il DB è un modo di frenare la deriva sociale e istituzionale della nostra cittadina meritese. Non voglio prolungarmi, però mi sia consentito, io volevo riportare una frase che oggi ho visto su internet e mi è piaciuta tantissimo. È una frase del giudice Paolo Borsellino, che dice: la rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale, con la matita in mano. Quella matita più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello. Con queste parole vi dico grazie e passo la parola all'onorevole Giorgio. Grazie a tutti, buonasera e bentrovati. Bentrovati i candidati, tutti simpatizzanti, cittadini melitesi che sono qui stasera a salutare questo evento di avvio di una presentazione del progetto politico che vede Italia dei Valori oggi volere offrire a Melito la prospettiva di un presente fatto di un diverso presente, la prospettiva del vero cambiamento. Quel vero cambiamento che ha il volto di voi, di 16 candidati, 16 ragazzi, 8 ragazzi e 8 ragazzi che hanno voluto scommettere, 8 tra tanti laureati specializzati con dei master, con una carriera magari fuori, come tanti hanno scelto,
una carriera fuori dalla Calabria, da Melito. Invece questi ragazzi hanno scelto di rimanere, di scommettere sul loro paese, sul loro territorio, sulla loro comunità, di volere quindi essere protagonisti, di prendere in mano la realtà, di prendere in mano le redini di una comunità che è stata spesso tradita da una politica che non ha avuto né la capacità né la volontà di affrontare il tema dello sviluppo, il tema del riscatto sociale, il tema di un territorio dalle tante potenzialità, dalle tante risorse, che però è stato bistrattato, è stato dimenticato, relegato nell'angolo più recondito di un sottosviluppo bieco, e che oggi Italia dei Valori, con la propria forza, con la forza delle idee e dei progetti, vuole invertire, vuole dire no, vuole scrivere una pagina diversa. Mi sia consentito un ringraziamento particolare all'onorevole Messina, stato presentato dall'intervento del presidente del circolo, dal dottore Minniti, Ignazio Messina, che è responsabile nazionale organizzativo dell'Italia dei Valori, responsabile degli eletti e degli enti locali, componente della commissione parlamentare antimafia, trascorso un anno e mezzo in Calabria da commissario regionale, ci ha preceduto in una fase delicata, una fase che ha visto Italia dei Valori gettare le basi di una forza politica che in Calabria ha avuto il coraggio, già con le elezioni regionali del 2010, a offrire una prospettiva diversa. Oggi la stessa cosa la vogliamo fare a Melito, la vogliamo fare nella Recagania, la vogliamo fare ovunque. Vogliamo costruire quindi le condizioni per veramente cambiare la politica, cambiare il cambiamento con forza. E allora da qui è stata questa scelta, iniziare un confronto politico all'interno del centro-sinistra, delle forze politiche, che, come vi ha prima detto il dottore Minniti, si sono piano piano defilate. Sono defilate perché evidentemente al loro interno l'idea era quella di continuare nel solco, nella direttrice di una vecchia politica che ha visto spesso in questa cittadina una linea indistinta tra chi ha governato e chi doveva fare opposizione e non l'ha mai fatta. E allora oggi credo che c'è la possibilità di avere intanto un ritorno alla democrazia, alla democrazia diretta da parte del cittadino, che ha la possibilità di scegliere una forza politica che comunque andranno alle elezioni, se dovesse essere Melito premiare questa lista, andrà a governare con i valori, con la forza delle idee e del progetto. Se dovesse andare a fare l'opposizione, sarà la vera opposizione, quell'opposizione che è mancata in questo territorio. L'idea, il progetto di Italia dei Valori non nasce per le elezioni amministrative del 2012. La nascita del circolo è stata un'altra scommessa che oggi ha presentato questi frutti fecondi. Una scommessa che ha portato Italia dei Valori ad abbracciare i problemi del territorio. La questione dell'ospedale. E la questione dell'ospedale non l'abbiamo fatta facendo le barricate, dicendo no, dicendo che non volevamo la chiusura, dicendo che volevamo il punto nascita a tutti i costi. Ci siamo confrontati in tutte le sedi, nella sede regionale, nella sede locale. Abbiamo anche offerto all'amministrazione comunale delle soluzioni, che hanno trovato anche delle successive, nei successivi atti che ha compiuto, che sono stati compiuti dalle amministrazioni comunali della Recanica, ma sono figlie di una idea nuova della politica, una politica che è capace di confrontarsi ma di offrire anche soluzioni, non di dire no a tutti i costi o un no e basta. Così la stessa cosa abbiamo fatto per quanto riguarda la questione della centrale a carbone. Qua sul tavolo ci sono stasera questi volantini che il Movimento Difesa Ambientale dell'area lenofona che ha fatto una battaglia, noi ce lo siamo trovati accanto nelle diverse occasioni in cui siamo stati sul territorio e in tutte le sedi a dire no, perché dire no significa non dire no e basta, dire no significa dire sì alla vera
vocazione di quest'area, un'area che è vocata a riscoprire, a rilanciare i giacimenti culturali, ambientali, le bellezze paesaggistiche, le risorse naturali che non possono essere mortificate. Non può esserci l'ennesima colonizzazione, barbara colonizzazione di un saccheggio che noi, al quale noi ci opporremo con tutte le nostre forze come abbiamo fatto fino ad oggi. E guardate, è singolare che nel mentre facciamo questa manifestazione, qualche giorno fa, uno o due giorni fa, addirittura la SEI addirittura stringe un patto con l'Università di Reggio Calabria per finanziare 6 borse di studio che avrebbero il significato di far specializzare 6 ingegneri architetti, come dire, facendo validare la loro tesi, cioè che l'inserimento della centrale a carbone non sarebbe inquinante, che sarebbe addirittura un'occasione per riqualificare il porto. Tutte cose false, tutte cose gravi che noi rispediamo al mittente, che su questo Italia dei Valori condurrà una battaglia e ci deve spiegare l'università perché di questa cosa, di questa scelta. Ce la devono spiegare. Noi vogliamo invece che su questo territorio si possano formare culturalmente i giovani, che le facoltà siano al vero servizio del territorio, che possano dare quelle opportunità sulla base delle risorse e dei giacimenti culturali, ambientali, Pentedattilo, tutta l'area grecanica che è stata candidata a divenire uno dei siti dell'UNESCO, quindi una straordinaria opportunità che invece di saldare delle alleanze tra università e istituzioni è passata quasi quasi sotto traccia. Solo qualche docente universitario questa cosa l'ha saputa cogliere, l'ha saputa elaborare, e però nessuno ha avuto la forza di proseguire verso questa strada. Noi vogliamo proseguire, vogliamo gettare le basi per disegnare veramente il futuro per la meccanica. Sul merito ci gioca una partita troppo importante, non è solamente il governo del comune, dell'amministrazione melitese. Si tratta di un'intera area che sarà un'area nevralgica nel futuro scenario della creazione della città metropolitana. Si gioca il futuro di un'area che delle proprie potenzialità può fare un punto di forza per l'intera provincia di Gino. Siamo qui con un progetto politico che ha il cuore pulsante, il brio delle idee, la li ringrazio per il coraggio che hanno avuto di calarsi, di scendere il candidato che è un'amministrazione, è il consigliere, è l'unico consigliere che ha avuto il coraggio di fare posizioni su questioni importanti. Allora questo vogliamo che la denunciare tutte le persone che sono dentro le amministrazioni, dobbiamo avere, portare avanti i nostri progetti, i nostri programmi e avere chiaro che dai comuni si riparte. I comuni sono un punto di partenza fondamentale per i bisogni della comunità. Dai comuni l'unica risposta può venire se ci saranno delle amministrazioni all'interno delle quali ci sarà veramente competenza, la forza delle idee e un progetto politico. Questo progetto politico oggi lo personate voi, lo portate voi come a noi, e sono convinto che questo è il progetto per il presente e per il futuro dell'intera area. Grazie. Grazie all'onorevole Giordano. Io qua usciamo fuori dai tempi tecnici. Saluto. Non lo posso dire.
Minniti. Perché? L'idea di un percorso che avesse un carattere di esperienza e di visione rispetto ai progetti che a merito di ha esistito per tanto tempo e questa lista che rappresentante un discorso forte tanti così facciamo un percorso di qualità di unità e chi fa non in qualcosa con qualcosa di nei visi bellissimi e dolci di entrambi i generi vedo codificato diversità. La diversità deve tradursi in impegno amministrativo, ma deve realizzarsi in una. Io vi faccio una sola considerazione. Qual è la difficoltà maggiore in questo momento? Non è nell'acqua. Né altro tipo di utenza. Oggi chiunque abitando la prima ha difficoltà, fosse anche alla prima classe, chiedono naturalmente contratto e tu trovi anche difficoltà ad avere un nuovo contratto. Ci stanno trattando da cittadini di serie B. Questo è un problema amministrativo nuovo. A questi problemi sarà chiamata la classe amministrativa che voi designerete, che voi eleggerete. Il diritto di cittadinanza oggi è compresso anche dai 755 milioni di euro che la SAI fondiaria trasferisce alla famiglia Ligresti, per cui SAI fondiaria chiude le agenzie o non ci rinnova i contratti. Una classe politica amministrativa nuova, autorevole, ha la forza, il carattere, la moralità per parlare anche a questi livelli. Non parlare solo delle piccole cose di cui sempre hanno parlato i nostri amministratori, ma parlare di quelle difficoltà che concretamente stiamo vivendo. Parto da questo, ma potrei allargarmi anche a quello che sarà la difficoltà del diritto allo studio universitario. Grazie, anche se gli altri forse non vi condividono. Io chiudo perché 3 minuti sono già passati e dico, credo nella bellezza dei volti, credo anche nella bellezza dei contenuti che ho già sentito esprimere ai candidati e alle candidate, e penso che merito si possa, si meriti questa classe dirigente. Grazie. Marrapoli, dottore Tromba, un pensiero suo. Intanto un grazie a tutti voi candidati che avete avuto coraggio e visione per intraprendere questa grande battaglia di civiltà in questa cittadina che ha una grande storia. E voglio proprio partire da questo. Voi avete capito che le elezioni non erano il fine, ma erano il mezzo per cercare di cambiare veramente questa realtà. Io penso che si debba partire da due aggettivi, libertà e orgoglio. Libertà, voi siete tutti, come diceva Don Sulzo, liberi e forti, liberi dai condizionamenti e forti nel pensiero. Orgoglio di una cittadina che
negli anni 50 e gli anni 60 era la capitale morale dell'area greganica, che oggi è diventato un luogo. Cioè, voi quando andate in giro dovete dire ai cittadini, cioè siete contenti di quello che avete, cioè siete contenti di questa realtà, cioè noi non vogliamo solo cambiare, cioè, perché siamo arrivati a questo, ad avere una lista con il simbolo di un partito in una cittadina sotto 15.000 abitanti? Non dobbiamo raccontare molto. Quando abbiamo capito che da una parte si volevano chiudere tutti e due occhi e dall'altra parte uno solo, allora abbiamo detto, siccome noi li vogliamo tenere aperti tutti e due, faremo la lista noi e vedremo, ci confronteremo con i cittadini, vedremo quello che riusciremo a fare per questo. E oggi è importante autodeterminarsi, cioè oggi una comunità deve ritrovare l'orgoglio di essere comunità, di cambiare l'io in noi, cioè dobbiamo tutti insieme cercare di risolvere i problemi, cioè se andiamo lì, se andiamo lì non risolverai il problema del sindaco, risolverai i problemi della collettività che poi saranno quelli del singolo. Quindi noi intendiamo e siamo diversi rispetto agli altri, e questo lo diciamo, e lo diciamo con grande orgoglio. Noi chiuderemo un occhio e diverremo aperti tutte e due. Quindi chi ci vorrà votare, chi penserà che questo è conveniente, perché oggi guardate che non è conveniente, cioè fare la casa abusiva, non è conveniente la spazzatura in mezzo alla strada, non è conveniente non pagare l'acqua. Cioè, se ci rendiamo veramente conto che ci deve essere questo cambiamento anche culturale nella comunità, nei cittadini, perché saremo noi stessi a essere protagonisti della nostra realtà, del nostro sviluppo. Guardate, qua siamo in una bella sala, no? Vediamo chi di voi riesce a dirmi se c'è qualcosa in questa sala che è stata prodotta qui o nel sud o in Calabria. Se già guardiamo dall'altro lato, anche se l'hanno rinnovata, sicuramente troverete non solo dei momenti architettonici, ma anche, diciamo, nelle strutture, cioè sicuramente quegli infissi sono di legno e saranno stati fatti qui da artigiani locali. Cioè, perché se l'hanno fatto prima di noi, che avevano meno vezzi, che c'era, diciamo, cioè, sono riusciti a fare determinate cose che erano anche belle, cioè, e noi oggi facciamo delle cose brutte, anzi le andiamo a comprare fuori. Non dei stipendi pubblici. In Italia cosa hanno fatto? L'esatto contrario, l'effetto è identico. Hanno lasciato invariati gli stipendi, perché non li hanno abbassati, ma hanno aumentato le tasse, IVA, IMU, accise sui carburanti, tutti i costi, per cui ci hanno ridotto il potere d'acquisto. Alla fine vedete che poi alla fine l'effetto Grecia, fanno finta di non farcelo prendere, ma in realtà ci hanno già imposto l'effetto Grecia. E quindi o tu metti in moto l'economia oppure non c'è niente da fare. Noi abbiamo fatto un'interrogazione proprio ieri in Italia, e è stata fatta al Parlamento Europeo il giorno prima dal nostro gruppo parlamentare, per chiedere conto e ragione alle banche. Perché noi non dobbiamo regalare, le banche non regalano soldi, ci mancherebbe altro, ma hanno una funzione sociale. Devono comunque, prevista dalla nostra Costituzione, devono comunque intervenire per finanziare le attività imprenditoriali, per finanziare le famiglie, cosa che non fanno. Hai voglia di dire il Presidente del Consiglio, e io gliel'ho detto in commissione, venuto in audizione, quando sbandierava i 420, risolviamo il problema dell'occupazione giovanile, facciamo le società di capitali giovanili a un euro, no? L'avrete sentita questa cosa. Io nella vita mi occupo di società, come avvocato mi occupo di diritto societario, facevo anche all'università, quindi qualcosa ne capisco. Ho detto, Presidente, guardi, lei sarà professore, io dico la terza elementare ce l'ho, proviamo a confrontarci. Dico, badi, che lei deve farmi una cortesia, io capisco che è utile, vuol dire, se non paghi il notaio per costruire la società è un risparmio, ma ci stiamo prendendo in giro. Ho detto, io Presidente, le faccio una cosa. Quando lei ha tempo, infatti è finita un po' a ridere in commissione, ma non c'era da ridere, è il dramma, la consapevolezza obiettivamente di una presa in giro. Ho detto, Presidente, faccio una cosa, quando ha un minuto di tempo, lei sorteggi una di queste nuove società a un euro. Tenete presente che le società di capitali, lo dico, ma è intuitivo, le società di capitali
la garanzia per chi entra in contatto con la società è proprio il capitale sociale. Quindi è chiaro che credibilità commerciale e imprenditoriale può avere una società che ha un euro di capitale, evidentemente nessuna. Ma lasciamo perdere, accantoniamo anche questo tema. Ho detto, Presidente, le faccio una cosa, di tutte quelle che costituisce a un euro, ne sorteggi una, dopodiché quando un minuto di tempo mi fa un fischio, e insieme andiamo in banca, una banca che sceglie lei, e gli diciamo di dargli i soldi a questa società per iniziare l'attività imprenditoriale. Perché è chiaro che se noi facciamo una società imprenditoriale, la società di capitali a un euro, per un giovane miliardario, ma forse si poteva pagare pure il notaio, ma se facciamo per uno che deve iniziare non ha capitali, qual è quella banca che ha una società a zero euro e senza garanzie gli dà soldi? Nessuno. Quindi come vedete, singoli passaggi che ci vengono promozionati, pubblicizzati come soluzione a problemi, ma che in realtà non sono altro che grossissime prese in giro. E allora abbiamo fatto questa interrogazione per dire alle banche italiane di sapere cosa hanno fatto dei soldi. Le banche italiane hanno preso in due tranche, tra dicembre e febbraio, dalla Banca Centrale Europea, hanno preso 256 miliardi di euro. 256 miliardi, non 256 milioni di euro. Cioè questa manovra finanziaria che noi non riusciamo a sostenere è di circa 43 miliardi. Immaginate, significa 6 volte, 7 volte questa manovra finanziaria. L'hanno presa in 4-5 istituti di credito. Bene, questi istituti di credito cosa hanno fatto? Ed è per questo che abbiamo chiesto di renderne conto. In parte hanno comprato titoli di Stato, per cui nessun beneficio ai cittadini. In altra parte hanno lasciato i soldi depositati alla Banca Centrale Europea, che gli eroga i crediti a 1,50 euro, e che gli dà invece interessi a 1 euro, cioè sostanzialmente in questo momento stanno perdendo lo 0,50, ma preferiscono perdere lo 0,50 che non finanziare le imprese e le famiglie italiane. Ora, un governo che si rispetti, tecnico per di più, perché se sei politico magari sei ignorante, non lo capisci, mettiamola così, ma siccome sei tecnico, c'hai i banchieri dentro il governo, ci arrivi. Perché non chiedi conto e ragione alle banche, dicendo ma per quale motivo almeno una quota di quelle somme che avete preso non le mettete in moto? Io ho assistito a situazioni penose di soggetti che avevano in banca fissati gli atti di mutuo per l'acquisto di casa col notaio al seguito, e si sono ritrovati dietro la porta del direttore, perché poi ci scrivono anche, dietro la porta del direttore che gli diceva non mi dispiace ma la direzione generale ha detto che l'atto non lo possiamo fare più. Come? C'è il notaio. Ci avete detto che tutto è a posto. Io lavoro, mia moglie lavora. Sì, io so, noi non eroghiamo più mutui. E questo è il modo di mettere in moto l'economia. E poi aumentiamo la benzina, l'IMU e tutto il resto. Allora, o si ha la consapevolezza o non si va avanti. E poi non si eliminano gli sprechi. Guardate, quello che noi pretendiamo, a proposito del finanziamento ai partiti. Ieri ci hanno portato, ho iniziato così, ho portato in commissione una norma che prevede che il bilancio dei partiti, la soluzione di ABC, è stata questa. Il bilancio dei partiti deve essere pubblicato su internet. Il bilancio dei partiti deve essere controllato ogni anno da una commissione composta da Presidente della Corte dei Conti, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Suprema Corte di Cassazione. Questa è la proposta dei partiti che sostengono il governo alla questione relativa alle ruberie dei finanziamenti ai partiti, perché poi avete visto la Lega, l'USI e chi più ne ha più ne metta, senza capire che i cittadini non vogliono più che ci vadano soldi ai partiti, basta, sono troppi, restituiteli, dateli indietro. E lì c'è la nostra proposta, invece cominceremo a raccogliere firme il 21 per una legge di iniziativa popolare, e questo utilizzatela anche in campagne elettorali, una legge di iniziativa popolare per dire ai cittadini togliamo il finanziamento pubblico. E noi abbiamo detto anche non prendiamo gli ultimi 100 milioni di euro che ci dovrebbero dare a giugno. Siamo tutti in attivo i partiti, ma perché dovremmo avere questi altri? La gente non riesce a campare e noi dobbiamo prendere. Avete capito qual è la soluzione? Oppure pensate che il Presidente del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti o della Cassazione abbiano nient'altro di meglio da fare che mettersi lì a guardare i bilanci dei partiti, cioè prese in giro su prese in giro, e nessuno parla di ridurre il finanziamento dei partiti. Noi abbiamo detto facciamoci finanziare i cittadini, basta,
ci dia il 5 per 1000, ci dia un contributo con un tetto massimo di 5.000 euro. Mai società partecipate, perché ovviamente lo Stato non può finanziare i partiti. I cittadini, se non voglio fare pazienza, camperemo col contributo degli eletti, come facciamo anche noi, perché noi tra l'altro ogni rappresentante di tra voi, questo ve lo preannuncio, sappiate che ogni eletto paga il 10% lordo sull'indennità che prende. È un piccolo contributo, è un segnale, però questo è ragionare da chi fa politica nell'interesse pubblico e non nell'interesse personale. Andando qui a concludere sulle questioni locali. La legalità, di cui voi tutti quanti parlavate, badate che la legalità è conveniente. Noi dobbiamo dimostrare ai cittadini del comune di Merito che la legalità è conveniente, che la raccomandazione non paga, che il chiudere un occhio non serve. Vi faccio un esempio, io lo citava prima forse Peppe, io ho fatto da ragazzino il sindaco, io ho fatto il sindaco in Sicilia, a Sciacca, che è un comune di circa 50.000 abitanti in provincia di Agrigento. La prima elezione diretta che c'è stata, perché i cittadini non ne potevano più alla vecchia politica, considerate che lì c'era qualcuno, chi è più grande se lo ricorderà, ma è ancora oggi in Parlamento, Mannino, che era ministro, e Di Sciacca, altri notabili, tutti là, tutti contro. Io avevo 29 anni, eravamo un gruppo così, sono veramente emozionato, perché eravamo così, cioè, anzi eravamo molto meno, per essere sinceri. Non riuscimmo manco a chiudere la lista, immaginate lì che nel 93, dopo Falcone, Borsellino, nessuno si voleva schierare con noi. Eravamo quattro ragazzi, ho detto, ma non è più possibile. E non riuscimmo a chiudere la lista, perché bisognava fare la lista di 30, il minimo era 21, 21, cioè non ce la facevi. Però piano piano andavi in giro, parlavi con la gente ti diceva, sì, però ci saranno sorprese, e però, perché non ce la facevano più, però che cambiarono. E io ricordo, io non lì parlavo di legalità, tutti impazziti, una situazione strana, il comune ha 700 dipendenti, immaginate una situazione un po' particolare, dove il più giovane poteva venire padre in quel periodo, quindi immaginate la prima riunione, ricordo questo non per impressionarvi, ma ricordo la prima riunione, feci questo tavolo con i dirigenti del comune, il comune aveva 14 dirigenti, poi quindi è tutto, che scendeva giù, e mi seguo lì, guardate, io vorrei, ho 5 anni di tempo, progettiamo insieme, facciamo una cosa. Tutti zitti, sono stati 2 ore lì ad ascoltarmi, nessuno fiatava, nessuno parlava, gente, è una grande esperienza. Alla fine siamo alzati, io ne conoscevo uno solo, perché era amico di mio padre, cioè lo conosceva mio padre. Alla fine dice, scusa, ma perché stavate tutti zitti? Però voi passate, noi restiamo, quindi non ti mettere in testa cose strane. A quel punto, devo dire, nell'incoscienza giovanile, andammo avanti a sprombattuto e alla fine poi ci hanno pure rieletto la volta dopo, a dimostrazione, e molti di questi dirigenti andarono a casa perché non hanno retto e se ne andarono in pensione velocemente. Allora, bisogna crederci nelle cose, bisogna essere un po' pazzi come lo sono i ragazzi o troppo savi come lo sono i ragazzi o incoscienti come i ragazzi per fare queste cose. E vi racconto un unico episodio. A Sciacca nel mese di luglio finiva l'acqua, io non so se è un problema vostro, se esiste, finiva l'acqua, no? Cioè, materialmente, e cominciavano a girare per la città le... Vai, devi con la soglia, perfetto, vabbè, comunque... Non c'è acqua. Ah, perfetto, bene. Perfetto, ma perché, voglio dire, non è che Sciacca sta in Trentino già lui, cioè più o meno abbiamo gli stessi problemi. E cominciavano a girare per la città le autobotti, vai, gli autobotti private, lavoravano. A un certo punto ho detto, ma non è possibile, mi faccio chiamare l'EAS, che era l'ente acquedotto siciliano che gestiva l'acquedotto, e dico, scusi, mi chiamo il direttore e gli dico, scusi, ma mi fa vedere quanta acqua abbiamo in quel... Perché io sapevo, noi avevamo dei pozzi del comune, quindi, ma mi spiego, facciamo il conto, veniva fuori che venivano ufficialmente immessi nelle condotte ogni mattina circa 400 litri pro capite d'acqua, cioè che tu ci potevi fare riempire la piscina ogni giorno, ogni casa, ma l'acqua non c'era. Allora ho detto, ma non è possibile, mi metto lì a perlustare, ecco, operativamente, cioè il sindaco nella stanza non bisogna stare, cioè bisogna stare fuori, in giro. Mi metto lì e mi faccio tutta la condotta insieme al tecnico. Cosa abbiamo scoperto? Che c'erano allacciamenti abusivi, cose? No, non è così. Gli stessi acquaioli, chiamiamoli così, operatori dell'EAS,
chiudevano l'acqua perché erano d'accordo con quelli autobotti per far girare autobotti. A questo punto io gli ho fatto una cosa banale, ma quando ci vuole ci vuole, li ho denunziati. L'indomani l'acqua magicamente è tornata. Se voi andate a Sciacca, ancora dopo 20 anni, mi chiamano il sindaco dell'acqua. Oh, io non ho trovato nemmeno un pozzetto, niente. Però l'acqua, e l'acqua non manca più. Dopodiché, dopo qualche giorno, vi dico, ecco, a proposito della legalità che paga, dopo qualche giorno è arrivato uno di questi che gestiva le autobotti private, che aveva autobotti private. Io tra l'altro, quelli erano tempi pesanti, cioè avevo scorte, scocciature varie, perché erano momenti difficili. E quello che mi ha scorto dice, ma guardi, c'è questo dell'acqua, però noi siamo preoccupati perché io pensavo di averli rovinati sostanzialmente questi qua. E questo, dicevano, guardi, devo parlare, ma fatelo entrare, ci mancherebbe altro, io dicevo. Ecco. Questo viene e mi dice, sa, sindaco, io sono venuto a lei perché volevo ringraziarla. Dico, come ringraziarla? Mi prende in giro. Dice, no, sa per quale motivo? Perché io quest'anno, l'anno scorso, ho guadagnato il doppio, ho lavorato il doppio e ho guadagnato la metà. Quest'anno ho lavorato la metà e ho guadagnato lo stesso dell'anno scorso, perché fino all'anno scorso io dovevo dividere con quelli degli, che aprivano e chiudevano l'acqua e col suo predecessore che prendeva i soldi e che autorizzava quelli a chiudere l'acqua. Secondo voi la legalità è conveniente o no? Ecco il tema. È conveniente come? Se pensiamo che la legalità deve essere la legalità per tutti e non per il singolo, o interesse di tutti e non del singolo. Un'ultima cosa, e ho concluso veramente, basta, non capisco che ne potete più. Lo dico a tutti, l'Italia dei Valori è una squadra. C'è un candidato sindaco, ce l'hanno gli assessori, ce l'hanno i consiglieri comunali. È una squadra, significa che si vince tutti insieme, non è che c'è uno che vince e gli altri che perdono. Perché è chiaro che se noi facciamo una lista, li ho elencati tutti e li ho ringraziati volutamente uno a uno, e torno all'inizio del mio intervento, aveva un senso quello. Perché sarà grazie al contributo di tutti quanti che noi eleggeremo qualcuno. Non è che ce la faremo eleggere tutti, non vi illudete, non ce la facciamo. Qualcuno non ce la farà, come noi, speriamo in tanti, ma qualcuno non ce la farà. Però è chiaro che se non c'è il contributo di tutti, quei pochi che vengono eletti non ce la farebbero essere eletti da soli. E allora è quello il tema, la squadra. Alla fine vinceremo e governeremo la città. Pur anche non vincendo, andremo all'opposizione, ma qualcuno lì ci starà a vigilare, ma ci starà per tutti e rappresenterà tutti e non sarà il rappresentante di se stesso, perché solo facendo il gioco di squadra noi possiamo vincere e far vincere il nostro territorio. Dobbiamo mettere da parte quello che è l'interesse personale e, devo dire con molta franchezza, dobbiamo privilegiare il bene comune. Questa è l'Italia dei Valori e ve lo dico con l'orgoglio di chi rivendica la propria diversità. Io, come rappresentante dell'Italia dei Valori, dico, voglio essere, dobbiamo essere all'interno delle istituzioni diversi. Se dobbiamo essere uguali agli altri, ritiriamoci subito, non manco per perdere tempo questi 20 giorni di campagna elettorale. Noi diciamolo con forza a tutti i cittadini, noi siamo diversi, noi vogliamo amministrare diversamente, vi piaccia o non vi piaccia. Se volete quello che avete avuto fino ad oggi, state bene, siete ricchi, i vostri figli lavorano, non avete problemi di disoccupazione, funziona tutta, la città è pulita, teneteveli. Noi siamo e vogliamo essere diversi. Io credo che il contributo di tutti, e con questa forza che abbiamo, alla fine dimostreremo che essere diversi, rispettare la legge e pensare al bene comune, paga e farà cambiare anche il nostro sud. Una volta per tutte, credo che alla fine dobbiamo pure cambiare. mnews.it channel, l'informazione ha una sua prospettiva.